Questa è la stazione centrale di Messina, costruita nel periodo della dittatura fascista. Ha una grande officina per la riparazione delle vetture e un grande deposito locomotive. Qui possiamo vedere di fronte a noi il piazzale dove sono ancora parcheggiate decine di locomotive delle ferrovie dello Stato. Di fronte a noi una vettura di quelle per il trasporto locale. Adesso il compartimento di Messina è stato molto ridimensionato, qui di fronte a noi contiamo almeno 40 locomotori parcheggiati nel piazzale, questo grande piazzale ferroviario con magazzini, con officine semicircolari che si aprono qua. Impedisce ai camion di passare perché è troppo basso e per 50 anni non ha permesso che il traffico pesante diretto per i traghetti potesse deviare sulla marina, costringendo questi mezzi pesanti a passare proprio nel centro della città, che vedete lì di fronte, usano questi edifici là di fronte a noi. La ferrovia ha praticamente chiuso la città al mare da oltre quasi 100 anni. Da quasi 100 anni questo binario ferroviario, gigantesco binario ferroviario, anche oltre che passeggeri, anche merci, blocca la città di Messina verso il mare, e per una grandezza corrispondente a 20 campi di calcio, crea una barriera insormontabile fra la città e il mare fino al porto. Tutta la parte urbanizzata della città, la parte moderna della città, dal porto fino al grande policlinico universitario, è praticamente chiusa da questa ferrovia. Ecco qua di fronte a noi il mare. D'altra parte la